Un passeggero è morto e più di 30 sono rimasti feriti su un volo della Singapore Airlines partito da Londra e diretto a Singapore. La tragedia quando il Boeing 777-300ER diretto a Singapore è stato costretto a un atterraggio di emergenza a Bangkok, dove è atterrato alle 15:45 ora locale di martedì 21 maggio. A bordo del veicolo viaggiavano un totale di 211 passeggeri e 18 membri dell'equipaggio. L'aereo Boeing 777 ha lasciato il Regno Unito regolarmente ma ha subito gravi turbulenze mentre entrava nello spazio aereo della regione asiatica, che attualmente sta affrontando temporali tropicali estremi. Dopo l'evento estremo a bordo, intorno alle 9 ora italiana, l'aereo è stato dirottato all'aeroporto a Bangkok, dove ha effettuato un atterraggio di emergenza poco prima delle 16 ora locale. Possiamo confermare che ci sono feriti e un morto a bordo del Boeing 777-300ER. A bordo c'erano 211 passeggeri e 18 membri dell'equipaggio. Singapore Airlines porge le più sentite condoglianze alla famiglia del defunto. Nello scalo thailandese è scattato subito un piano di emergenza con numerose ambulanze e servizi di emergenza schierati in pista per soccorrere i feriti a bordo dell'aereo. Per la vittima, però, purtroppo non c'è stato nulla da fare. Si ritiene che il volo abbia incontrato una turbolenza circa un'ora e mezza da Singapore, ma non è chiaro cosa sia accaduto a bordo.